Buongiorno a tutti, ci troviamo in Sardegna nel comune di Arzachena e quello che vedete alle mie spalle è una delle tombe dei giganti meglio conservate in assoluto in Sardegna. Si tratta della tomba di Kogju Häkkyu e si trova, come vedete, nel territorio di Arzachena. Vedete che è un territorio ricchissimo di archeologia fra necropoli, villaggi nuragici, tombe dei giganti. Noi in questo momento siamo proprio qua, in questa zona. E le tombe dei giganti sono sempre un mistero, nel senso che si può pensare che siano delle sepolture collettive, ma anche dei luoghi di energia particolari, perché la loro pianta è a forma di corna di toro. Il toro è uno degli animali più simbolici della civiltà nuragica. Secondo qualcun altro, invece, questa forma richiama l'utero femminile, quindi il culto della dea madre. E la cosa più dominante nelle tombe dei giganti è la stele centrale. Vedete quanto è alta, sono diversi metri, e per le offerte sacrificali veniva utilizzata questa piccola apertura all'interno della quale si accede nell'area sepolcrale vera e propria, quindi dove verosimilmente furono conservate le ossa di quelli che vengono definiti giganti. Perché giganti? Si può solo presupporre che fossero delle personalità di spicco a livello sacerdotale piuttosto che a livello di guida del villaggio. Qualcuno ha ipotizzato che fossero esseri umani addirittura più grandi dello standard, quindi con delle ossa davvero sviluppate in maniera superiore rispetto alla norma. E quello che possiamo sperimentare è il mistero. Addirittura ci sono teorie secondo cui la gigantoterapia, ovvero il magnetismo di queste pietre granitiche, nel tempo, quindi almeno mezz'ora al giorno per almeno un mese, potrebbe essere curativo, terapeutico anche per dolori muscolari e articolari. Ma qui siamo in un campo ovviamente che va oltre la scienza. Quindi vi invitiamo ancora una volta a seguirci su YouTube Viaggio e Volti Discovery e anche su Instagram se volete, a visitare questo bellissimo territorio di Arzachena, Costa Smeralda, non solo mare ma anche archeologia. A presto, ciao!